gli è stato conferito nel Palazzo delle Laudi del Comune di San Sepolcro nell'ambito delle celebrazioni organizzate dal Municipio e dall'Ambasciata di Israele l'alto riconoscimento di Giusto fra le Nazioni. Don Duilio Mengozzi si è infatti adoperato negli anni più difficili del Secondo Conflitto Mondiale per salvare molte vite umane, mettendo a repentaglio la sua stessa incolumità per proteggere molti ebrei durante il periodo nazifascista. Questo nostro importante grande concittadino viene insignito di una medaglia che è sicuramente fra le più gratificanti che possano essere conferite a un essere umano, quella di Giusto fra le Nazioni. Già essere giusto significa perseguire il bene, la giustizia credo che sia la virtù somma, e chi è giusto lo fa certamente per un senso di misericordia e di generosità per il genere umano, e non certo per una qualche ricompensa o riconoscimento. È un'occasione che ci è data per rivisitare un passato glorioso, San Sepolcro capace di stare in epoche difficili all'altezza del ruolo della Chiesa, una civiltà dalle radici cristiane che è accogliente verso tutti, e il rapporto con gli ebrei fu splendido, un rapporto in cui le radici bibliche servirono per fare ponte con società che all'epoca erano assai lontane e invece nel momento del bisogno diventarono vicinissime. Sono tre gli elementi grazie ai quali ha ricevuto il conferimento. Risponde ai tre elementi indispensabili per il conferimento di questo titolo, cioè che lo hanno fatto nel periodo dal 43 al 44, che è stato il periodo più difficile, più doloroso per il popolo ebraico a causa delle persecuzioni, lo hanno fatto mettendo a rischio la propria vita per salvare quella di altri e non hanno mai percepito alcun compenso economico. E questo significa appunto, questi tre elementi sono indispensabili per il conferimento di questo importante titolo, che è l'onorificenza civile più importante che è contemplata nello Stato di Israele.